Ciao a tutti ciurma e benvenuti da Giochierina in questo gameplay random del sabato. Siccome voi ovviamente ragazzi poi ci tenete a vedermi sclerare, mi avete suggerito come gioco appunto per sclerare questo qui, Getting Over It with Bennett Foddy, la cui descrizione su Wikipedia, ragazzi, direi che è abbastanza interessante. C'è scritto: il protagonista del gioco è un uomo nudo all'interno di un calderone che deve scalare una montagna usando solamente un martello. Oserei dire una proprio descrizione meravigliosa. Vedete nella schermata del titolo, ragazzi, che c'è scritto continua, perché ho dovuto soltanto avviarlo per vedere se insomma il gioco fosse fluido, tutto il resto appresso. Ovviamente non è al massimo della grafica, perché sapete ragazzi che la mia scheda video ormai fa un pochettino fatica, però poco importa. Direi di andare a provare questo incredibile gioco per vedere fino a che punto insomma la mia pazienza può resistere, perché non l'ho provato nemmeno un po', raga. Ho soltanto avviato il gioco. Aha. Cioè c'è un tipo nudo all'interno di un calderone. Perché? Allora, a quanto pare, ragazzi, il martello lo muoviamo con il mouse. Non ci sono altri comandi. Oh merda. Iniziamo proprio bene, proprio bene. Allora, quindi il martello ci serve appunto per muoverci. E questo qua. Ah, pure l'albero devo scalare, ma che... No, veramente, che mi state a dire, ragazzi? Ah, perché già la modalità si preannuncia proprio, direi, abbastanza problematica. Cioè, quindi come pretendete che un essere umano normale scali un albero? Non cadere, scali un albero... Madre mia, questa raga la vedo veramente problematica. Problematica proprio a livelli, proprio... Troppo, perché salti indietro? Te stai zitto! Il gioco è solo in inglese, raga. Non c'è in italiano. Per cui qualsiasi cosa tu stia dicendo in questo momento effettivamente non mi interessa, perché adesso ho un problema ben più grande. Cioè far sì che quest'uomo nudo all'interno di un calderone scagli un albero. Capiti? E questo è il mio problema attuale. Perché adesso non ci riesco più? Perché adesso non ci riesco più? Un attimo fa ci sono riuscita. È un gran problema. Oh! Ok, ok. Molla, 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 molla. Molla il... Molla il martello! Adesso che ce l'ho fatta a passare in là, me te incagli così. Ah, a te, a parte te devo trovare un nome, te lo dico. Ragazzi, si è incastrato. Si è incastrato, non riesce più a muovere. Perché devi tornare da là? No, non mi fare questo. Ti prego. Scendi. Scendi! La concetto hermana. Oh, il primo ostacolo è andato. L'albero! L'abbiamo superato, ok? Quindi io suppongo che ogni volta poi si ricominci tipo da capo o non so che cosa, cioè... Perché devi tornare indietro quando io ti dico di andare avanti? Madre mia, allora... Continua a chiedermi... E basta, stai zitto! Nessuno ti ha chiesto di parlare, non ti sto ascoltando, non voglio sapere quello che hai da dirmi! Oddio, allora questo già lo vedo un po' più... complicato. Perché? 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 Oh! Fermo lì. Dobbiamo trovargli un nome, raga, a sto tizio, perché forse non sarà l'unico video su questo gioco qua. Ecco! Oh, bene! Incominciamo proprio bene! Piano. La fisica in questo gioco, ragazzi, è più unica che rara, oserei dire. Allora... perché devi andare indietro e non fare quello che ti dico? Che palle. Scappa. Madonna. Ma perché ti lanci così indietro? Ti sto dicendo di andare avanti. Ho capito che forse, ripeto, il gioco cerca di seguire una fisica sua, una logica sua, però cioè, a me poco mi interessa. Perché se ti dico di andare avanti, tu vai avanti, capito? Oh, così, 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 così. Oh, oh, piano, piano, piano. Piano, piano, piano. Non fare cacate. Per favore, stai fermo là. Ok. Lo sto odiando questo qua. Mi dà fastidio sentirmi sta voce nelle orecchie. Non sto capendo nemmeno quello che mi stai dicendo. E più che altro non mi interessa.
Forza! Te l'ho già detto 10 volte. Allora, minchia, se non riesco, se non gli do un nome, ragazzi, vi giuro che sto male, perché io devo parlare con lui, devo comunicare. Oh, ancora. Stiamo scivolando, stiamo scivolando. Perché scivoli? Perché scivoli? Ah, no! No, c'è sotto, no, c'è sotto, no, 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 la coggio tua madre! Ma perché? Ero arrivato in cima! Piano! Minchia, no, se mo cado, no! Oh, ma che cazzo! Secondo me hanno fatto apposta a mettere quello scemo che parla, perché secondo me nervosisce ancora di più. Vabbè, allora, qua sono quei giochi, ragazzi, che magari l'attimo prima sei riuscito a fare una cosa e l'attimo dopo non ci riesci più. Ovviamente, cioè, un attimo fa sono andata super spedita. Perché sei dentro un calderone? Vorrei poter parlare con lui. Vorrei che mi desse spiegazioni mentre sono qui a sclerare. Perché è dentro? Ah, di nuovo! Uffa, rimani appeso alla tua vita, ti prego. Op, mazza che salto. Ok, con calma. Con calma si può fare tutto. Oh, io non so se sto gioco c'ha qualche funzione di salvataggio. Sinceramente non lo so. Probabilmente se si chiude il gioco di regola, poi ti fa continuare dal menu principale, si dovrebbe riprendere dall'ultimo. Ah, perché mi fai questo? Perché? Ciro, perché ti butti indietro la concia tua ormana? Come ti faccio odiare così tanto? Già è il primo video soltanto. Ecco qua. Perché salti indietro? Perché prendi l'iniziativa? Perché tu hai una tua spontanea volontà? Davvero? Hai una coscienza? Allora non fare cose che non ti dico di fare! Stai zitto! Dio, non ce la farò mai a salire lì. Non ce la farò mai a salire lì! Scappa! Ah! Perché? Dico io, perché devi fare cose che non ti dico? State zitto un secondo! Mo cado di nuovo, è la volta che bestemmio! Voglio arrivare almeno in cima lì, raga. Raga, dove stavamo per arrivare? Muovite e sali, che so che sei capace, la concia tua madre! Secondo me presto qualcuno mi verrà a suonare il campanello, ragazzi, per sapere se sto impazzendo, se sono impossessata dal demonio, cosa che probabilmente presto potrebbe succedere se continuo a giocare a questo gioco. Perché non fai quello che ti dico? Salta la coccia tua mano. Ma quale mente malata ha potuto creare una diavoleria così malefica? No, 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 no. Oh no! Perché? Uffa! Che male ho fatto io! Oh, non riesco più ad arrivare lì in cima, non ci riesco! Invece non davanti, torna indietro! No! Ce la fa... Ah! Piano. Tempora! No, perché vuoi farmi scendere? Non ce la farò mai a salire di qua, è troppo in pendenza, non ce la posso fare. Perché? Perché mi fai questo? Perché?
E la volta buona che bestemmio è come un animale. Perché vai indietro? Perché? Perché? Dico io, perché? Lì non ci arriverò mai, raga. Non ci arriverò mai. Cioè, è troppo in pendenza. Ah! Oh! Oh! Oddio. Oddio, no. Oddio, no. Che mi è stata a dire... Che devo fare? No, no, no! Ti prego, vai su. Ti prego. Ti prego! Ti prego, non mi fare questo, eh. Ok. 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 Allora, raga, io mi auguro che se dovessi uscire dal gioco, il gioco poi mi farà ripartire da qua. Credo che sia uno dei giochi più sclerosi che io abbia mai giocato in vita mia. E adesso ci ho giocato poco, per dire. Però è mezz'ora che sto qua a sclerare appresso a sto scemo dentro al calderone. Per cui, vabbè. Fatemi sapere voi, ragazzi, se dovesse potervi interessare vedere altri episodi su questo gioco. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un budoshi a tutti, ragazzi. Ciao. Madre mia.